Palizzola, nell'Alta Valseriana, in provincia di Bergamo, e questo piccolo paese è diventato il simbolo della sproporzione tra abitanti e profughi. Pensate che ci sono 120 residenti contro 95 immigrati. Io sono per basta, non bisogna portarne più. In un paesino così di montagna, con qualcosa di più di 100 anime, sono veramente troppi. Otto sindaci della Valseriana insorgono contro le modalità di accoglienza dei profughi, che sono ormai i 2/3 della popolazione. Insomma, troppi arrivi negli ultimi 2 anni. E questa è una delle strutture in centro a Lizzola che ospita i profughi. Come vedete, sono moltissimi, qui mangiano, dormono e passano la maggior parte del loro tempo. Adesso non documenti, non dà decommissione, niente. Dove vorresti andare? Ha bisogno di trasferire un stato grande, di Milano, Bergamo o altro. Entriamo poi nella seconda struttura che in paese ospita gli immigrati. Qui li vediamo seduti in un grande salone in cucina. Adesso le cifre di quanto ci costano, penso che costino di più che i disoccupati nostri, anche perché i nostri disoccupati non prendono una lira. Nessuna risposta per i cittadini di Lizzola e la situazione non sembra migliorare, anzi, in valle i profughi aumentano giorno dopo giorno per un'emergenza che sembra non avere fine.